Bentornati ragazzi, oggi andiamo a fare più che una recensione, andiamo a vedere più l'opinione di questo V15, ce ne sono tantissime di recensioni. Andiamo a vedere come si comporta direttamente subito dopo la sigla. Allora ragazzi, lascio in descrizione sopra in alto ovviamente la recensione che state vedendo qui dietro del miele. Veramente buono anche quello come spero voi, così potete fare una scelta tra loro due, tra V15 o miele. Vedete voi. Allora, andiamo a vedere subito la contentistica dell'aspirapolvere, che cos'ha. Ovviamente è il display, come potete notare. Ecco, auto, si regola in automatico. Ora vi faccio vedere in questo modo qui. Si accende. C'è il laser e vede lo scorpo, aumenta e diminuisce la potenza, tutto in automatico ovviamente. Abbiamo la velocità boost, come potete notare un momento, vi faccio vedere. Qui sono le diverse particelle che aspira, dacari, polvere, molliche e tutto il resto. Diciamo, a noi lì per lì non interessa, per carità, però interessa al sistema operativo all'interno, diciamo al chip che monta all'interno, che dà modo di regolare la potenza da usare. Abbiamo un filtro che semplicissimo, molto semplice, mi stavo a impiccare. Si smonta e si può anche lavare, come vedete c'è il simbolino che si può lavare. Questo lo lavate, lo mettete ad asciugare e poi lo rimettete qui dentro. Con un semplice, lo inserite, girate, chiuso, sigillato, non bisogna fare nient'altro. La batteria si può sfilare tranquillamente da qui, eccola, possiamo vederla. Ne possiamo comprare un'altra in dotazione, in modo che così se si scarica possiamo usare l'altra. Qui è il punto preciso dove dobbiamo mettere la ricarica, che poi questo qui si può ovviamente anche appendere, ragazzi, cioè al muro lo appendiamo e niente, lo lasciamo là. Ora io l'ho sempre assestato sopra medio, ma andiamo a vedere prima di continuare gli accessori. Accessorio molto utile per chi magari ha cani, peli, mogli con molti capelli, perché questo accessorio qui che cosa fa? In poche parole prende i peli, li aspira e li manda qui dentro direttamente. Perciò non si arrotolano qui intorno, ma in questo modo lo mandano automaticamente sopra. Perfetto, ottimo e fantastico. Ovviamente ha un motore che regola tutto quanto, ha i due pin per dare corrente e vediamo le altre spazzole. Abbiamo qui questa qui, antigroviglio anche questa. Con più di 50 denti qui sotto, serve per non far aggrovigliare i capelli. Ottima, diciamo la pecca, non ha il laser che, diciamo il detect, il laser che fa vedere la polvere, la micropolvere che magari non riesce a vedere ad occhio nudo. Solo questo gli manca, ma è veramente ottimo. Snodato, perciò va benissimo sotto i divani, si inserisce e va in una maniera incredibile, fantastico. Poi abbiamo forse, io direi quelli classici. Questo a beccuccio, manco li tiro fuori intanto. Questo è uno snodo magari per sopra i mobili, non so, dietro qualche cucina. Questo ottimo per le tappezzerie, soprattutto secondo me per la macchina. E con gli accessori abbiamo finito. Poi ci sono altri accessori, magari anche non ufficiali, ma che funzionano bene, nel senso c'è quello per pulire per terra. Lo prenderò, ragazzi, farò la recensione apposta solo per quello. Ed è ottimo che non l'ha. Adesso voglio farvi vedere una cosa, forse il clou di tutto. Questa è quella famosa, come vedete, già stata usata, ma è quasi un mesetto che ce l'ho, si sporca facilmente. Non la possiamo, eccoci qui, ragazzi. Piccola correzione: allora, come potete notare, si mette un dito qui dentro, si gira. Si capovolge, beh, io ragazzi sto facendo con una mano, sto riprendendo e con una mano sto togliendo, c'è ancora, me lo faccio ancora più complicato. Questo si sfila, eccolo, e si può lavare tranquillamente. Qui possiamo notare
all'interno un modo anche per non aggrovigliare i capelli. E questo è tutto. Vi lascio al video. È ottima, aspira bene tutto quanto, ma c'è un difetto veramente grande, secondo me, è il laser. Non sembra, infatti vorrei contattare Dyson, che voglio capire, oppure se Dyson guardasse il mio video, ma magari, perché il laser si fa tutti i puntini. Allora, mi hanno detto che è la polvere. Ho chiesto, ma era ad altre persone che ce l'hanno, io non l'ho mai avuto. È la polvere che si forma, però il problema è che vado a pensare, siccome qui all'interno, se riuscite a notare, qui ha un chip tutto quanto di sistema per vedere ovviamente polvere, tutto, che manda il segnale a, diciamo, al computer principale per farlo elaborare. Se ci sono tutti questi puntini qui, oltre che non si vede bene la polvere per terra perché non la vedi bene, che cosa capisce? Non riesce ad andare a massima potenza ogni volta. Questa è una pecca che non capisco se è un difetto che mi è capitato a me, che magari si è infiltrata della polvere, non si deve infiltrare, perché basta passare un pochetto e si forma proprio questi buchi, e non è una cosa buona, sinceramente. Come stavo dicendo, si fanno questi puntini nel laser che sembrano tipo come chiazze proprio di polvere, ma adesso lo andiamo a vedere subito e così vediamo anche come si comporta e come si vede nell'aspirazione. Sì, il cane oggi è un po' strano, e gira un po' male. Che c'hai, Ninoccia? Ecco, lo vedete? Non so se si vede. No, questo non so, appetito. Prima aspirare, dopo te ne do qualcuna. Dai, vai là seduta, bella patatina da papà. Vai, vai. Andiamo subito a vedere come aspira. Allora, abbiamo qui delle patatine. Allora, abbiamo qui delle patatine, andiamo a vederle. Amore, non uccidere. La signora in questo momento sta lavorando, perciò quando rivedrà questo video, mi spremuto le patatine per terra, me le tutte. Però siccome ho lavato ieri, io sono pure pezzi grossi, perciò adesso li vediamo nel dettaglio come si comporta Dyson, soprattutto come vede. Allora, adesso è in alto, questo è quello che vedete, già i puntini, ma adesso vi farò vedere le diverse modalità. Ego è bellissimo, si sente veramente poco. Il booster è molto pesante. Ego mi sta dando 26 minuti di autonomia. La batteria non l'ho caricata. In auto mi dà 12 minuti, perché ovviamente auto regola, come ho detto all'inizio, regola la potenza. Perciò quando vedi che c'è più polvere aumenta la potenza, aumenta i giri. Booster invece mi dà solo 4 minuti di utilizzo. Vi faccio vedere un attimo, ragazzi. Eccolo. 4 minuti booster. 12. Ecco, 26. Ma adesso andiamo ad aspirare con auto, così vi faccio vedere come aumenta la potenza. Come avete visto, pulitissima. Adesso vi faccio vedere il difetto di quei puntini, di quelle macchie sopra il laser. Allora, quel tipo di difetto, in poche parole, si comincia a notare molto di più quando si usa, infatti, aumenta. E diciamo, diventa quasi inutile usare il laser perché molte parti non si vedono bene. Ma adesso andiamo a vederlo meglio nel dettaglio, aspirando qualcosina per casa, che magari qualche pelo di cane che si è formato in questo momento. Avete notato, ragazzi, quel puntino lì, bianco, che sta qui,
Si vede o non si vede quando si formano queste chiazze nell'ombra? Allora ragazzi, giungendo alle conclusioni, come avete notato, veramente buono, ottimo, funziona bene. Unico difetto sono quelle chiazze che si formano sopra il laser. All'inizio non c'erano ragazzi, per una settimana buona, barra 2 non si erano formate. Adesso vai a capire se è la spazzola che è sporca, però io dico, dammi modo di smontare solo questa qui, se il laser è una cosa a parte, io questa la smonto, la lavo e magari se è la polvere che va all'interno, perché il laser lo troviamo qui, adesso ve lo faccio vedere bene, eccolo, in questo punto qua, qui abbiamo il laser, perciò se il problema è suo è un punto. Se invece magari fosse un po' difettato oppure c'è qualche problema che di natura hardware deve essere cambiato, è un conto ancora. Speriamo che sia quello lì più che altro. Adesso poi sentirò Dyson, vi terrò informati nei commenti sotto. Non abbiamo visto ancora il cestino, eccolo. Ottimo, funziona molto bene. Si scarica in modo molto semplice. Tanto dopo aspiro. Ed esce su e giù e pulisce qui all'interno. Tutta questa parte qui si può smontare, se viene tirata ancora di più si leva del tutto. Adesso non si toglie, però si toglie del qua, si rimette in questo modo, si chiude, si riattacca il pezzo e abbiamo di nuovo la nostra aspirapolvere pronta all'uso. Adesso questa parte che abbiamo sporcato qui per terra la riaspiriamo in booster, non in automatico, così vediamo anche la potenza massima che può avere, che dura, come ho detto, 12 minuti a carica massima, cioè che se caricate la batteria 12 minuti vi dura booster. Non ce la fate a fare tutta casa, io con all'incirca diciamo 80 metri di casa in auto lo finisco senza problemi e mi rimangono ancora 17 minuti che posso usare. Perciò non è male come cosa. In booster invece, se dovete fare delle zone ben circoscritte, tipo bagni dove si perdono più capelli e è un po' più sporco, oppure la camera da letto la volete fare a fondo, allora io vi consiglio fatela in booster, poi passate in auto e finite casa in quel modo lì. Allora, non ho avuto nessun tipo di problema, ottimo, funziona benissimo e niente, finiamo adesso questo video, andiamo ai saluti e vi dico le mie impressioni finali, se comprarlo secondo me sì o no. Allora ragazzi, che dire, è ottimo, avete visto, funziona benissimo, anche in booster aspira veramente bene, la batteria dura e non dura diciamo 40 minuti. In auto 80 metri quadri vi rimangono all'incirca 17 minuti di uso ancora, dopo la dovete mettere in carica. E se la consiglio, il costo non è basso, stiamo sui 700 euro, lo sapete, cioè Dyson costa, funziona molto bene, a parte secondo me un piccolo difetto del laser che poi sentirò Dyson se è veramente un difetto oppure una cosa normalissima e che compare a tutti i Dyson. Però io sinceramente in diverse recensioni non l'ho visto queste macchie che compaiono sopra il laser e voglio capire se è normale. E che dire, quale scegliere ragazzi? Vedete voi diciamo quale preferite di più. Io mi sono trovato bene con Dyson perché diciamo mi era avuto solo un difetto, era abbastanza pesante quando si metteva in modalità pistola. Pesava troppo perché tutto il complesso del motore non stava qui sopra, perciò veniva bilanciato, ma stava qui sotto. Poi lo potete vedere benissimo nella recensione. Un'altra cosa diciamo negativa, possiamo dire al pulsante, molto sensibile, e non rimane bloccato, nel senso dovete comprare un accessorio oppure ci mettete qualcosa, uno scotch quando lo dovete usare, perché sennò dovete stare sempre a premere, però alla fin fine non è un grosso problema. Allora, che dire altro? Un ottimo prodotto, funziona benissimo, come ho detto forse 20 volte nel video. Lasciate un commento qui sotto che cosa ne pensate, se voi lo acquisterete, se vi piace oppure preferite il miele.
E niente, ricordate di mettere un bel mi piace, di iscrivervi così ci supportate e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!